Beh, mi sentivo in dovere di portarvi un test nel 2021 di una Vernata 1650 visto il video di settimana scorsa. Quindi ragazzi, eccola qui, mi sono organizzato il Touch the Game. Già ce l'avevo l'MSI, però insomma l'avete vista nell'altro video, quindi ho detto bah, portiamone un'altra. E niente, oggi andiamo un po' a testare, vediamo come va l'unica scheda video economica in questo dannato 2021, non c'è altro. E niente ragazzi, il tutto dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide e come introduzione oggi andiamo a vedere questa dannata scheda video. Perché dannata ragazzi? La 1650 è stata praticamente insultata da tutti, non aveva senso di esistere fino a un anno fa, poi niente, shortage di GPU, non ci stanno schede video, Nvidia e AMD hanno deciso di non far uscire schede video di fascia bassa e niente, la 1650 è diventata una delle più acquistate. Infatti fino a novembre, dicembre si trovavano ancora su Amazon, poi sono finite, come un po' tutte le schede video, infatti non c'è più un cavolo, sono finite anche perché era una delle poche che costava intorno ai 180 euro. Ad oggi invece sono schizzate anche intorno ai 220, la maggior parte delle volte se non vendute e spedite da Amazon si trovano anche a tre piotte. A parte questo, oggi siamo qui per vedere un po' come si comporta nel 2021, ovviamente soliti test. Andiamo a testarla sul nostro PC con 5800X, quindi bottleneck proprio a go-go. Ovviamente ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e anche al canale Telegram delle offerte che trovate sempre giù in descrizione, in maniera tale che se siete interessati a queste dannate 1650, noi più o meno almeno una volta a settimana escono, quindi attenzione, vendute e spedite da Amazon a prezzi decenti sotto i 200 euro o siamo lì. Ma ovviamente non posso che ringraziare anche Touch the Game per averci dato questa 1650 in test un po' bizzarra, che poi andiamo a vedere perché è una low profile, però interessante. A me mi interessava vedere le prestazioni di una 1650 e questa insomma è una 1650. Quindi grazie al Touch the Game, e se vi serve giù in descrizione link sia Instagram che Facebook, se vi serve una scheda video, build, CPU, in descrizione il link per contattarlo. Ma detto questo ragazzi, è il caso di parlare di questa 1650. La vedete bene? La vedete? La vedete? Benissimo. È una 1650 particolare, è un Asus low profile, quindi una scheda video che è tipo 6 cm e mezzo il dissipatore, che poi è possibile cambiare, diciamo, il plate, quello posteriore dove stanno le varie prese, quindi DVR, HDMI, DisplayPort, in maniera tale da renderla più stretta e montarla in quei case particolari che sono stretti e appunto low profile. Questa 1650 ragazzi è una versione overclock, che significa ragazzi, non mi cadete nelle solite baggianate, non significa che su questa potete fare overclock e sulle altre no, semplicemente la casa ve la porta già dentro casa vostra con un base clock più alto di megahertz, invece che i 1710 soliti stiamo a 1740, praticamente inutile ragazzi, niente di che. Questa Asus di per sé è molto carina anche esteticamente perché vi arriva, vabbè, a parte il dissipatore con queste piccole ventoline da meno di 6 cm credo, perché tutta la scheda, se non sbaglio, il dissipatore è da 6,5, e poi abbiamo anche il backplate molto carinello, bello in plastica, nero, con le scritte Asus, insomma, una scheda che è carina da vedere, ma ovviamente è un po' bruttina da vedere in un case ATX, ma anche micro ATX, cioè è bello da vedere all'interno magari di un case appunto low profile, se no è un ripiego, chiamiamolo così, perché è una scheda video che ovviamente è difficile da reperire, e quella che si riesce a reperire, insomma, ci si arrangia, sta custom non è da acquistare con un case ATX, però in questo periodo si compra quel che si può. È una scheda che va intorno ai 200 euro, non è il suo prezzo, a 1650 liscia doveva costare 150 euro, e a 150 euro nel primo anno di uscita è stata bastonata e insultata da tutti. Ad oggi a 200 euro è l'unica alternativa che si ha se si vuole giocare in Full HD discretamente a un budget molto ridotto. Infatti, come lascio il video nelle schede, vi ho fatto una build settimana scorsa con 600 euro e una 1650, anche se è stata denigrata fino a ieri, ma ad oggi è una delle uniche soluzioni per giocare in maniera economica in Full HD. La 1650 ragazzi è su architettura Turing, attenzione, non significa che c'ha Ray Tracing e DLSS, è sulla stessa architettura dell'RTX, ma non c'ha l'RTX, infatti si chiama GTX, quindi senza volerlo fare in giro, semplicemente l'architettura, il processo produttivo eccetera 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 è quello dell'RTX 2000. Questa scheda ragazzi ha un wattaggio di 75 watt, quindi va a sfruttare tutto quanto i watt che vengono generati dal PC Express, non c'ha alimentazione esterna, cosa molto comoda, e oltretutto ha 4 giga a bordo di VRAM GDDR5, sono né tanti né pochi per giocare in Full HD, a dettagli medi vedremo che basteranno ed avanzeranno. Non vi aspettate che questa scheda giocate in Full HD a dettagli alti, ultra eccetera, cioè lo potete pure fare se volete giocare a 20 fps, immagino che il target di tutti oggi è almeno i 60.
Ragazzi, vi ho detto un po' tutte le caratteristiche e vi ho detto un po' cosa serve una scheda del genere, ma è il momento di basta dire più o meno quello che serve, vediamo che cosa fa. Abbiamo piazzato sta scheda video nella nostra configurazione con 5800X, B550 Rockstix, 32 GB di RAM, chi più ne ha più ne metta, insomma una build da 2000 euro e una scheda da 100, tanto per dirvi. Quindi, dedico subito le prestazioni, Full HD ovviamente, non mi sono messo a fare test in 1440p, non vi sognate di giocare a 1440p, perché già in Full HD fa fatica. Alla fine ragazzi, questa scheda è un refresh di una 1050 Ti su una nuova architettura, motivo per cui fa quel 10% in più di prestazione a 1050 Ti, diciamo ce può sta. Ma vediamo subito i test, ragazzi, vedete i grafici che camminano sopra la mia fronte e ovviamente intanto vi dico un po' cosa ho notato. Ci sono giochi interessanti in cui si riescono a fare parecchi FPS, tipo, ma ne so, Formula 1 2020, GTA 5, Fortnite, ovviamente CSGO, però sono giochi che ovviamente stiamo testando a medio e che sono, diciamo, esports o comunque giochi non competitivi, perché Formula 1 2020 no, CSGO sì, Fortnite sì, però diciamo che per giocare sopra i 100 FPS con questa scheda bisogna giocare a titoli competitivi per la maggior parte dei casi. Ovviamente questi test anche sui giochi competitivi comunque sono stati fatti con dettaglio a medio, per eccezione di GTA e CSGO, che appunto stanno a dettaglio alto, CSGO molto alto, GTA 5. Per altri giochi, quindi comunque più o meno competitivi, però insomma un po' più recenti, un po' più pesantini, tipo Warzone, Black Ops. E qui ragazzi si fanno i 60 fps, non tanto per la scheda dal mio punto di vista, ma perché fa un po' bottleneck anche la RAM. 4 GB di RAM, ragazzi, limitano un po' questa scheda in Full HD su titoli un po' più recenti, perché Warzone con dettagli medi va quasi a saturare i 4 GB, Black Ops anche, siamo lì. Per quanto riguarda invece titoli pesantucci, tipo Valhalla per dirne uno, per dire a un altro, che ne so, Cyberpunk, Horizon Zero Dawn, ragazzi, qui stiamo sotto i 40 fps, in alcuni casi stiamo a 40-45, in alcuni casi stiamo a 50. Non andiamo oltre, anzi vi devo dire ragazzi, Cyberpunk sì, fra i grafici lo vedete a 49 fps, ma stava basso. Horizon Zero Dawn a medio, Valhalla a medio. Shadow of the Tomb Raider per esempio si fa i suoi 60 fps. Control invece per esempio stiamo sui 50. Insomma ragazzi, sui titoli un po' pesantucci non vi aspettate di fare più di 60 fps a medio, anzi la maggior parte delle volte state anche sotto. Per quanto riguarda questi test ragazzi, magari vi può interessare, fate un confronto con la GTX 980 che vi lascio qui nelle schede, che praticamente va di più di questa scheda. Ovviamente lì, se vi dice culo deve parirla a buon prezzo, io l'avevo presa a 200 euro su eBay, ci sta ragazzi, perché quella poi soprattutto tira parecchio in overclock e se riescono ad avere prestazioni, non dico come una 1660, ma sicuramente in linea con la 1650 Super, forse anche di più. Per quanto riguarda test sintetici ragazzi, infatti TimeSpy e FireStrike stiamo più o meno come la GTX 980, anche se la 980 faceva 400-500 punti in più su TimeSpy e FireStrike ne faceva un bel po' di più, perché ricordiamo che quella scheda andava benone in DX11, in DX12 forse era meno ottimizzato, ovviamente essendo un bel po' datata. Che dirvi ragazzi, vi ho fatto vedere le prestazioni, avevo fatto qualche test in overclock ma ho lasciato perdere, perché con 60-70 MHz era sì stabile la scheda, ma facendo un test su Valhalla invece che 46 fps che ha fatto ne faceva 47, quindi ho detto vabbè, lasciamo perdere e non ne parliamo. Questa scheda ragazzi 1650 ad oggi è l'unica soluzione per giocare in Full HD su un PC economico, che ne so, che si riesce a fare pure con 600 euro, come vi ho detto nel video della settimana scorsa, e che comunque vi permette di giocare a un sacco di giochini a parecchi FPS, soprattutto quelli competitivi, a 60 diciamo che a mozzichi e bocconi ci arriviamo anche con quelli più pesanti, ma ovviamente sempre comunque a dettagli a medio. Questa scheda per me ce può stare ragazzi, se la pagate sotto i 200 euro in questo periodo, anche per traccheggiare magari per un anno e magari a sto punto comprasse le RX 4000 o le RX 7000, perché se andiamo avanti così le schede penso che arriveremo con questa situazione anche all'uscita delle nuove, e quindi per me è una buona situazione, come è una buona situazione se volete fare un PC da gaming economico per 600 euro, 650, anche se ragazzi, consiglio spassionato, l'ho già detto nei commenti, varie persone me l'hanno detto sul video della build, per quella cifra, ovvio che se vi serve un PC per fare altro e non solo giocare, ci stanno 600 euro, ma se per caso volete soltanto giocare, invece di prendere una 1650 e un PC da 600 euro, ragazzi c'è la Xbox Series S,
piate quella e giocate. Poi piate in PC da 300-400 euro anche senza scheda video. Magari ci prendete un i3 con la scheda con la GPU integrata e state bene così. Che dirvi, ragazzi? Spero di farvi il quadro di come va questa scheda nel 2021 con i titoli 2020, perché non c'è niente di nuovo. Spero vi sia utile e complementare al video di settimana scorsa, in maniera tale di capire un po' una 1650 cosa vi porta, ragazzi, perché alla fin fine queste sono le prestazioni. Ovviamente ringrazio Touch the Game, ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale Telegram delle offerte, ma anche a questo dannato canale YouTube. Ragazzi, siamo a 500, vi ringrazio tutti quanti. E niente, ragazzi, commentino, like, iscrivetevi e niente, ci si vede al prossimo video. Quindi un saluto da Davide, dal piccolo baby con la testa fluttuante e poggiato su una 1650 OM. E niente, ci si vede al prossimo video. Ciao!